a tutti ragazzi, sono Marco, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo su The Sims 4, bene. Un po' di tempo fa ho fatto un gameplay, ma ho perso i salvataggi, fantastico, non so come. Quindi provo a ricominciare da qua, vediamo un po' che cosa succede. Vediamo. Allora, facciamo una nuova partita e vediamo un po'. Sì, direi Pardon, but che you should row. bla bla bla. Ok, facciamo questo, va bene, così ci dà un po' una mano. Iniziamo con una domanda semplice. Qual è la mia età? Io sono un giovane adulto, non lo so. Facciamo così. Ho un cumulo di documenti che continua ad aumentare. Cosa faccio? Li metto in ordine, eliminando quelli inutili. Li metto sopra un altro cumulo e seppellisco in una capsula del tempo. Allora, potremmo. Sì, dai, facciamo questo ordinato. Vedi computer come Sarpava. un mezzo per raggiungere un fine, uno strumento per il dominio planetario, una fonte di conoscenza sconfinata. Direi questo. Mentre una sera guardo le Shalami. stelle. Shh! Mentre una sera guardo le stelle, vedo qualcosa nel cielo. Di cosa si tratta? Wow, una stella cadente. Un UFO? No, è di certo la luna. No, la stella cadente. No. È in programma una festa di addio. Sì, saltella. È in programma una festa di addio per una mia conoscenza. Cosa faccio? Inforno una torta. Le compro un regalo. Le mando un SMS. Oh. Nuova domanda. Ho invitato un po' di gente. Come mi preparo? Pulisco e sistemo tutto. Cucino tanto cibo. Cucino tanto cibo. Stasera c'è una partita importante, cosa faccio? Lo sport non mi interessa. Se andassi al Selvadorada, cosa vorrei fare in particolare? Socializzare con la gente del posto, viaggiarmi nella giungla, esplorare anche antiche rovine. Questo. È ora di cena e ho un certo appetito, che fare? Il mio corpo è un tempio, addirittura. Cerco ricette su Instagram. Dov'è il buffet più vicino? Il mio corpo è un tempio, cosa significa? Che non mangia? Questo. Ho trovato una specie di antica Warbataranga. reliquia. La conservo, la vendo e devo. Deve stare in un museo. La conservo? La musica migliore. Bem que Sente la sei radio, viene so. suonata dal vivo, è quella dei videogiochi. Un amico inciampa e cade a casa mia. Come Flinabuli. reagisco? Lo soccorro? Ha rotto qualcosa? Lo indico e rido. Lo soccorro, dai. Oh, Vero? ciao! Già bene. Benvenuta. Sei un po' Zappen. bruttina, però, eh? Adesso ti sistemo un po'. Piacere di conoscerti. Piacere mio, cara. Hai piena libertà di scegliere il mio sesso, cambiare il mio aspetto e selezionare il mio abbigliamento. E non dimenticare di darmi un nome. Va bene. Ok. Oh, là là. La mia storia, vediamo un po' che cosa è uscito. La carriera cuoca. Sì, dai. Abilità cucina, ok, abilità cultura selvadoregna. Ah, però. Sì, la cultura selvadoregna. Allora, dovete sapere che io, ok, ho The Sims 4, ma è da un po' che non ci gioco. Quindi, sì. Alcune cose le scopro qua, lo so che è un po' deludente come cosa. Abbiate pazienza. Fondi iniziali alti. Ok, vabbè, vediamo un po'. Come la possiamo chiamare? Midori. Cognome. Ai! Cognome, facciamo a caso. Bla 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 bla. Valentini. Ok, dai. Midori Valentini. Adesso la creo e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Ecco qua Midori, trasformato ovviamente, praticamente un'altra persona. Sì. Ok. Questo. Abiti quotidiani. Abiti formali. Abiti sportivi. Abiti da notte. Abiti da festa, bello in rosso,
costume da bagno, temperatura calda e temperatura fredda. Ecco qua, dei midori della riccioluna. Adesso dobbiamo pensare a dove andare a metterla. Oh, che bella, vediamo. Questa mi piace di più. Seleziona la stagione con cui giocare. Allora, quale possiamo scegliere? Possiamo scegliere... autunno. No, primavera. E andiamo... vediamo un po'. Potremmo andare... Solani, penso di sì. Andiamo, sì, in questa qua sulla spiaggia mobiliata. Magari si carica il gioco, mi fa un favore. Eccoci qua con la pioggia. È la prima volta che vedo Solani con la pioggia. La la la. Ok, non sono pazzo, tranquilli. Ah, com'è tutta... tutto pacioccoso qua. Oh, bene, siamo già a livello 2 di cucina. Vai dentro. Mixologia. Quindi dovremmo andare al bar in pratica. Vabbè, intanto questa è la casa che dovremmo risistemare. Ma siamo con 2000 simoleon. 2584. Cosa stai facendo? Gioca sotto la... vabbè dai, vuoi giocare sotto la pioggia? Gioca. Oh. Oh, allora, le Wexel, abilità che ha detto che avevamo. Ok, cultura salvadoregna. Siamo appassionati della cultura salvadoregna. Si sviluppa socializzando con gli abitanti di Selva Dorada, assaggiando i piatti locali e interagendo con i visitatori del posto. Dove stai andando? Non puoi andare adesso. Perché piove. Non hai bisogno di niente. Senti, fai snorkeling, anche se piove non fa niente, sì lo so, è mezz'ora che ti dico che non puoi perché piove, ma adesso ho deciso che puoi andare. Sì. Ah, stavo leggendo, dov'è? Forma fisica, ok. L'abitare di cultura salvadoregna si sviluppa socializzando con gli abitanti. Ah, l'ho già letto. Allora. Ok. Oh, salve. Chi è questo qua che cammina tutto così? Vai a fare presentazione. Così conosci... a disagio? Così conosci già qualcuno? Dombila Nebris. L'allegra. Cosa dice qui? Ballo sotto la pioggia, Midori bagnata fradicia. Ma dai. Ma si sta divertendo un mondo sotto la pioggia. Bene. Io mi sto divertendo a guardarla. È andato via? Dove stai andando? Oh, questa qui è la vecchietta solita. No, cos'è successo? Commento imbarazzante. Perché? Oh, perché Midori ha detto quella cosa. Che cosa gli hai detto, ricoglionita? Oh. No, poverina, scusa. Ah, ecco, vedi che la vecchietta è venuta qui. Come si fa? Ok, blu blu blu. Quartiere di dar benvenuto. Sì, entrate, così almeno poi finisce in fretta. Oh, arriva anche questa cosa qui. Che cos'hai già? Ah, sì, sei a disagio. Mettiti un vestito. Mettiti quello bello blu. Fai presentazione, presentazione. No, questa l'ha già presentata. Presentazione. Cucina qualcosa, va? Ah no, c'è questo. Chiama a prendere... ah, è una bevanda. Pensavo fosse da mangiare. Vabbè. Chiama. Ma dove l'hai preso? Dalla sedia? Ma da dove lo prendete? Dalla sedia? Prendilo anche. Ecco, dalla sedia. Bravi. Chiacchierate, su.
Devo anche farti prendere un lavoro. Prendere, trovare. Cercare. Parla di cucina. Cos'era? Cos'era il segreto di Sarga Dorada? Non c'è più? Era uscito qualcosa di Selva Dorada. Ecco. Ah, mostra le foto. Dai. Non ci siamo ancora stati, ma tu mostragliele. Sono felice che abbiamo potuto chiacchierare. Ma certo. Qui siamo tutti educati. Chiedi della sua giornata. Vara a conoscere. Sei stanco, vai a casa allora. Allora. Amichevole. Altre scelte. Non discuti di interessi, tu. Ringraziano, lo ringraziati. C'è anche qua, ringrazio. Prendisi con la cava. Se lui è attivo. Facciamo questo brindisi. Yalig, Varobi Muma. Yalig, Mubna. Yalig, Mugba. Yatavelt Numiv. Yay! Gaunim Yasinarb. Yet through ya. Sponsor! Benvenuta Midori. Chable, Kenneth Boyn, Narbol. Qui continua a piovere. Sì. Oh, salve, chi sei tu? Con questa moto d'acqua. Doba Harfin. Oh. Ma vogliamo fare qualcosa da mangiare? Facciamo aspetta in forno. Ma sei capace? Vabbè dai, proviamo. Perché tu hai l'abilità di cucina, non di infornare. Proviamo. Basta. Flesh? Hando. Chiacchierare sì, continua, ma intanto cucina. Ecco, adesso ho preso la pietra di cottura al forno. Qua lasciano cose in giro. Ok. Sto aspettando che si levita. Ma disagio perché? Devo andare in bagno. Vai in bagno. Ma non metti il gabinetto per uno scherzo? Così lo usi tu e lo scherzo ti succede a te. Su, su. Quanto ci va? Cosa sta succedendo? Ancora in forna. Senti, vai a fare pipì. Perché se no mi vezza, sei già a disagio, poi te la fai ancora addosso con il... con gli invitati qua. Invitati, che non li ha invitati nessuno, vengono loro da soli comunque. La gente. Ok, lavato le mani, riprendi dolci. La cosa qui è già finita. È stato davvero bello conoscerti, ci farà piacere rivederti presto in giro, ma certo. Anche a me. Guardate qua che casino che mi avete lasciato. Non si può fare. Questo cosa dice? Vuota. Qui si può fare, ripulisci. Cosa? Ok. Ciao ciao, buona serata. Ciao, buona serata. Sì, è pomeriggio. Ma qui continua bella piovere comunque. Oh, l'ombrella. L'ombrella. L'ombrello. Anche tu. Dovrò prenderlo anch'io. Allora, questa la mettiamo qui. Non si può mettere. Doppio piano. Ok. Sì, Reginu. Beviti anche questa, va? E questo lo riponi. Intanto. Prepara del cibo. Allora, cucina, fai il formaggio grigliato. Oggi è livello 2 di mixologia, dobbiamo andare al bar allora. Ah,
ma vedete, siamo già al livello 3 di coso. Io sto dicendo dobbiamo trovarci la carriera, ma io sono. Ma vabbè. Senza parole, va bene. Hai fatto? Completato. Allora mangia. Adesso andiamo nel localino qua che c'è qui a Sulani. A posto. Allora andiamo. Ecco, bar della sabbia. Da soli. La 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 la. Ok, qui continua a piovere. C'è la musichina. Fammi passare, scusami tanto. Esercitati, ti facciamo. Sì. Vai. Così. Aumentiamo anche questo. Vai a fare. Ti ho detto di andare a esercitarti, non di ascoltare. Oh, finalmente la notte degli uomini. I sim di sesso maschile possono accomodarsi al bar per ordinare bevande scontate. Noi siamo femmine. Siamo, sì. Lei è femmina. Ma le vuoi preparare queste bevande o no? Quanto cavolo ci va a prepararle? Chiacchiera con Lia. Perché no? Cioè, io sono venuto qua per fare il coso. Per. Ok, sta andando via. Vai tu, vai tu. Ah, oh, là. Siamo riusciti finalmente. Vai, vai. Così raggiungiamo livello 2. Maladay! A beamy shrozy, Nisa Faba, Dumpy, Wamba Voice, Avenue Smishy, Simona's Air, Mimlet, Kiar, Susa, Noza, Killing, Susa, Kora, Lunizia, Apala Chaba, Concilius Lekam, Rezo Farbo, Settanta, ottanta, novanta, sì, 95. Ce l'abbiamo fatta? Teoria sì. A posto. Oh. Smetti. Vediamo se c'è qualche bel maschiolino qua. Sì che c'è per forza se è la serata dei maschi qua. Oh, tu sei carino. Ah, ma tu sei carino da pancakes. Niente, sei già impegnato. A parte che non ce ne frega niente, sei impegnato. Tu invece chi sei? Fermo. Tu sei. Allora, chi è Furente? Vabbè, non ce ne frega niente. È adulto lui però. E ne è parata. Facciamo amichevole. Fai un po' di amicizia, va? Midori. Non c'è un altro posto dove andare a chiacchierare un po' più. Ah, non piove più fuori, perfetto. Allora venite a chiacchierare qua. No! Ma. Ti ho detto chiacchiera. Ti ho detto presentazione amichevole. La vuoi fare questa presentazione? Siediti e chiacchiera qui. Su, su, andate che è più tranquillo. A posto. Sei stanca? No, che cos'hai? Sì, sei stanca. Adesso ti mando a dormire, tranquilla. Fai un po' di amicizia col signorino qui. Chiedi della giornata. Swande Shwema. Benarp Shelves. Tumba Krimbao. Peppa Moy Zerxel. Carvini. Del tempo soleggiato? Ah sì, adesso è soleggiato. Essanoi Floride. Ma è notte, che sole vedi? Impara a conoscere. Poi andiamo a dormire. No! Aspetta, che ora abbiamo la. Ah, tra 12 ore. Devi andare al bagno. Vabbè, allora senti, vai al bagno, poi andiamo a casa che sei stanca morta. Tanto lui adesso ce l'abbiamo, no? Tra le amicizie, se vogliamo risentire. Dov'è? Sì, qua.
Se voglio, è solo che è adulto. Vabbè. Non fa niente se è adulto. Noi ci piacciono quelli più grandi. Adesso, no. Adesso vai a casa. Ciao. Com'è che ti chiami? Enele. Ci risentiamo magari. Ci rivediamo. Vai a casa che bisogna di dormire. Dormire, qua abbiamo fatto la notte piccola, come si dice, la segna il letto destro, ma se tanto sei da sola. Vuoi dormire? Ok, anche fame, ma vabbè, prima devi recuperare il sonno. Ma... mi vengono fuori i capricci, sì. Cos'è che voglio di fare con i capricci? No, intanto recupera il sonno, che poi vediamo. Perché l'altra volta i capricci mi erano scomparsi. Ho dovuto andare ad attivare... Oh! Cos'è uscito? Ah, mi dovrebbe iniziare a pensare come migliorare la propria istruzione. Dai un'occhiata alle opzioni. Sì, vabbè, ma non posso adesso. Cioè, noi abbiamo già un lavoro. Ah, devi già andare a lavorare. No, meno male che ti ho fatto andare a dormire, che hai recuperato almeno il sonno. Allora, fai... lavora sodo. Ok. Aspettiamo che torna. Tornata? 208, bene. Vediamo un attimo qua se troviamo qualcosa. Ah no, dobbiamo predisporla. Pensavo fosse già a posto. Liliana, che bel nome. Liliana. Corre voce che proprio ora ci sia una festa scatenata dal magione. Ma non mi interessa adesso il magione, scusami. Ok, lasciamo un attimo lì. Ti vai a fare un attimo la doccia. L'ho capito che ti serve il divertimento. Perché non vai a fare la doccia? Cioè, scusa, mi fa cliccare il divertimento e la doccia no. Ah, ma si lava dentro l'acqua? Ah, perfetto, allora. Vai. Certo che si lava dentro l'acqua, non pensavo nell'acqua del mare, comunque. Senza sapone. Basta. Cosa fai adesso? Ah, che brava. Io pulisci. C'è questo petto che puzza. Ok. Per divertirci dobbiamo mettere la TV. Però vabbè, non la metto adesso perché devo riarrivare alla casa, quindi... è inutile che te la metto. Vai a fare un po' di snorkeling, che ti diverti. Adesso che non piove. Che ore sono? Le 2 di notte, certo che noi proprio. Tu che ora devi andare a lavorare? Tra 3 giorni. Quindi va bene. Prima fisica livello 2. Che poi potremmo farla diventare una sirena. Però vediamo. Tanto abbiamo tempo. Sei divertita? Ti faccio meglio. Basta, vai a mangiare. Vai a mangiare. Esci dall'acqua. Adesso vai. No, dove stai andando? Vabbè, ho già capito. Ci sono i dolci, no, da mangiare che avevamo fatto. Apri. Perché? Ma cosa c'entra? Ma scusa, eh? Perché scusa se glielo dico non può uscire direttamente? No. Va bene. Dove stai andando se devi mangiare? Spiegamelo. Ah, adesso ti metto in pausa così fai come dico io. Midori, midori.
Prendi una porzione. Quei bisogni qui. Allora poi fai la pipì. Fai il bagno. Poi le mandiamo a dormire. Per oggi basta così. Così intanto poi arredo la casa. Ci vediamo nel prossimo video poi. Eh sì. Allora, ecco, brava, vai già a dormire. Non fai un pisolino. Perché si mettono a fare un pisolino se sono stanchi di sonno? A posto. Ok, allora. Ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Ciao ciao, un bacio.